Originally, what's a banana? Whatever in the MC, J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun. Quando cadi ti rialzi come... Ma dove abiti tu? Scusa. A Mozzarrato. E com'è la situazione a Mozzarrato? A Mozzarrato questa mattina hanno dato fuoco ai secchioni a causa di tutta questa bella immondizia. Quindi una bella fumata, figlio. Una bella fumata. Sì, una bella fumata di immondizia. Stanotte è stato, quando è stato? Questa mattina penso sulle presto, sì. Ancora fumava. E ancora fuma anche questa mattina. Tu sei una guardia ambientale come me. Quindi sappiamo come vanno le cose, da Agrigento e provincia, in tutta la provincia, di quello che troviamo in giro. Ma è inammissibile però in una città come Agrigento e San Leone pure, San Leone, qui siamo in una zona balneare, fra poco, fra qualche minuto si comincia a sentire, già fa caldo, una puzza terribile, quindi cosa sente qua? Sicuramente non è un odore gradevole. Questo è il nostro biglietto di visita che diamo ai turisti adesso che arriva e quindi... Solo anche che gli operatori là lavorano, fanno le buzze, purtroppo non mancano qua tutte queste cose. Sicuramente non è un buon biglietto del benvenuto, anche perché qua siamo vicino a un hotel. Qua siamo in hotel a 5 stelle, in un pare, punto, no? In un punto balneare come qua è San Leone, quello che si può vedere è questo. Sperando che puliscano, perché già c'è puzza di mattina. E sono le 8:20, figuriamoci se arriva alle 13, alle 14. Il pranzo è servito? Il pranzo è servito, sì, come batti, vedi, là, le verdure, risi, melone, tutto. La voglia mangiare. Quando passa di qua con la bicicletta e lei ha già fatto qualche chilometro in più, cosa sente ai polmoni passando di qua? Una cosa inspiegabile veramente, perché è irrespirabile. Magari. Intanto le sto chiedendo un sacrificio di rimanere qua come sono rimasto io a fare questa sicurezza. Quindi cosa pensa di questa? Basta fare una persona visibile, è tutto possibile, perché non fa vento, difende il sogno che ha, mentre il sole che scende salterà. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. Invece non è assolutamente, perché non si può presentare un lido salleonino. Originally, what's a banana? Whatever in the MC, J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun. Quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, Agrigento gode di ottima salute con la spazzatura? Sì, grazie a Dio, non ne potevamo... Non ne manca mai, vero? Non ne manca mai, a puzza non si può camminare. Va bene. Arrivederci. Scusate che io prego. No, prego. Faccia quello che deve fare. Com'è? È vergognoso. No, quello dai, che non mi dire, dai. È vergognoso. Dai, non solo tu sei montissimo, è l'erba che c'è intorno. Anche l'erba è vergognosa. Sì, ma la spazzatura soprattutto. Con questo caldo che fa? Sì, è vergognoso. Fermenta. Mi auguro che i signori che sono al potere possano prendere provvedimenti. Mosche e zanzare, mi pare che ci stanno... di smaltire tutta questa spazzatura che ci sia intorno. Me lo auguro. Ma tu ci credi a un qualcosa che possa cambiare... Non lo so, ho i miei dubbi. Mi auguro. Mi dispiace mi che
proprio manifesti la tua indignazione proprio. Cioè, vergognoso d'estate per tutta questa spazzatura. Non solo, paghiamo le tasse, le paghiamo abbastanza care. Quindi è giusto che, insomma, i nostri diritti e i nostri doveri. Cioè, è assurdo vedere tutto questo. È proprio indecoroso quello che viviamo. Mi dispiace. Cosa ti senti di dire ancora? Niente, cosa mi sento di dire? Che i signori che sono al potere possono risolvere il problema il più presto possibile. Non so che dire. Ma gli operatori non vengono pagati, come mai? Gli operatori, proprio quelli che materialmente puliscono la città, ci rendiamo conto o no? Non vengono pagati. È sbagliato perché loro hanno una famiglia, hanno i figli, devono pagare le tasse, devono mangiare. Fanno bene a manifestare. Certo, in certo senso sì, perché non vengono pagati e quindi manifestano il suo problema, manifestano. Giustamente, quindi è sbagliato tutto questo. Mi auguro che il signore possa prendere per risolvere il problema il più presto possibile e anche gli operatori vengono pagati. Almeno così, diciamo. Sì, ma che si debba ripetere ogni mese puntualmente, però questo non lo so di chi è competenza, il problema. Mi auguro che il problema si possa risolvere una volta per sempre. Che è proprio. Non so. Grazie, cioè, tutto questo dipende, no? Ciao. Se questo non va lo cambierò. Sì, 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 se no, 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 vabbè, no, lo monto io. Vabbè. Manco Somalia non si può vedere come questa. Ecco. Siamo in Europa, in Italia. Quindi devono togliere questa. La d'Agrigento è una città bellissima. Io sono vivo 5 anni ad Agrigento. Quindi che vengono tutti i turisti? Non possono vedere, si prendono le foto. Quindi tu passi tutti i giorni da qua? Io passo, io sono qua. Quindi ogni giorno vedi questo spettacolo? Ogni giorno mi vedo questa. Ecco, per te, secondo me, commentiamo qua, guarda, c'è l'indicazione della cattedrale qua, chiesa, cattedrale. Chiesa c'è, qua c'è il mezzo della solidità, siamo via Gioeni, veramente. Ecco. Quindi, purtroppo questa, a me non sono contento. È un incrocio importante, anche perché abbiamo un supermercato, supermercato dove ci sono Sigma. Gli alimenti. Bravo, siamo al supermercato Sigma, c'è Madonina, c'è la farmacia Romano, c'è una via, si chiama via Gioeni, che sono tutti conoscono, è famose veramente, quindi sì, ma ogni mese puntualmente si deve ripetere questo tipo. Bravo, di problemi. Questa cosa non è la prima volta che è successo, si può cedere ogni tanto, quindi non lo so questa cosa. Come ti chiami tu? A me mi chiamo Totò Mohamed, però bene Totò, e auguriamoci che le cose vadano meglio e speriamo che levano questa. Parlo con tutti e che paghino al più presto gli operatori ecologici. E speriamo, devono togliere. Io dove abito io tutto è rotto. Io abito Salita San Vincenzo. A casa mia non posso entrare, non posso uscire. Perché? Perché ci sono pericoli di crolli? Lo ricordi, quella che è tutto successo, tu lo sai, sì, meno sì, male. Sì, io sono quella che sta all'alberga Bella a Napoli, quindi Favore, quindi tu sei uno di quelli che abitava la Salita San Vincenzo. Tutti e due siamo, io con lui, quella che siamo, quella che abitiamo Salita San Vincenzo. Non ricordi tu di sera quando sei venuto? E ancora voi abitate lì in albergo allora? Per no? Ora siamo Bella Napoli. A Bella Napoli, sì. Dobbiamo ringraziare Dio, alhamdulillah. Quindi almeno un alloggio questa ce l'avete. Cosa è un'altra cosa che succede, non è una volta, ogni tanti. Per favore, purtroppo non possiamo vedere, manco Africa non si può cedere questa, Somalia. Hai ragione, neanche in Africa succede. Manco in Africa. Se no. Perché giustamente in Africa non si produce là, in certi posti. Quindi in Africa non si vede. Si può trovare qualcuno che ti ammazzano, ma non si può trovare munizioni di Dan. Minga! Grazie, arrivederci, Italia 1! Manco... Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì, J-Ax. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che sta attorno vembuna, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra, se non c'è l'umanità, chiedemelo per c'è, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è, io se ci è, io ti dico a sé, puttana che è come me, le cristiane si danno in guè, tirano colpi e dopodiché danno la colpa a te, se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calume, colpa di noi selvaggi, con i tatuaggi,
Sarà che ci facciamo viaggi, ma sognare che ci rende saggi è uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa. Ragazzi della crisi dei valori, riempiamo il diario coi pensieri migliori, e non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto, e siamo uguali da Milano a Bari nonostante un verso. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà e chi ha il cuore spaccato a metà, chi della terra è stufo, il cielo cerca gli UFO, che al giorno ci ha rifiuto di dorare da cupo. E non vogliamo più eroi, nessuna maniera, qui sono tutti cowboy, ma in ancora esiste una situazione di disagio da parte vostra. E purtroppo noi siamo ancora qua, cercando che questa nostra problematica possa essere risolta a tempi brevi e in maniera positiva, perché sinceramente la cosa ancora noi non la vediamo. Ma faremo di tutto, come abbiamo detto già i giorni scorsi, e non ci fermeremo sicuramente qua, non ci fermeremo a questo. Io mi auguro che veramente le persone del buon senso capiscano che non si possono mandare a casa se tante parti di panico. E purtroppo devo dire che ogni giorno che noi facciamo delle interviste dobbiamo dire sempre la stessa cosa, perché non ci sono altre cose da dire. Si parla del nostro lavoro, dobbiamo parlare del nostro lavoro, dobbiamo parlare del nostro licenziamento. Di coscienza fino adesso ne ho vista ben poco. Mi auguro, ribadisco, che a noi il nostro posto di lavoro ci venga garantito e che i sindacati si comincino a muovere e andare a vedere la cosa veramente. Siamo con l'acqua alla gola, perché praticamente non sappiamo come va a finire, se perdiamo il posto di lavoro, non si sa come va a finire praticamente. Quindi siamo in pensiero, io, la mia famiglia e tutti. Che non lo so come va a finire sinceramente. Tua moglie cosa ti dice? Mia moglie abbiamo detto che quindi non si sa come si deve tirare avanti, va, sinceramente. Tua moglie lavora? No, mia moglie no. Quindi monoreddito? Sì, monoreddito. Quindi c'ho affitto da pagare. E come fai? Un po' mi aiuta mio padre, un pochino, insomma. Se no come dovrei fare? Se mi capita qualcosa da fare la faccio, anche andare a aprire qualche giardino, qualche cosa. Questa è la situazione. Purtroppo. Speriamo che le cose si aggiustano. C'è qualcuno che si sta interessando del vostro caso? Ma ci dovremmo mettere l'avvocato, poi quando c'è il sindacalista dell'UGL, Roberto Migliara pure. Questo. Speriamo che qualcosa si possa andare bene. Agrigento gode di ottima salute con la spazzatura? Sì, grazie a Dio. Non ne potevamo mai. Non ne manca mai. Non ne manca mai. A puzza non si può camminare. Va bene. Arrivederci. Ma scusate che hai un pesce. No, prego. Faccia quello che deve fare. What's up now? Ora verende MC, sì, J-Ax. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando cadi ti rialzi come, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra. Se non c'è l'umanità, chiedemelo per c'è, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è, io se ci è, io di chi è se, puttana che come me, le cristiane sono in guerra.
colpi e dopodiché danno la colpa a te. Se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calumè, colpa di noi selvaggi con gli tatuaggi. Sarà che ci facciamo viaggi, ma sognare che ci rende sagge. Uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa. Ragazzi della crisi dei valori, riempiamo i diari coi pensieri migliori. E non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto. E siamo uguali da Milano a Bari nonostante un...